Gorillaz, 5 quarti per quanto riguarda la lettura e la dicitura in italiano, ma Alice Berti, fa quasi rima, al telefono, autrice di questa scelta. Benvenuta. L'introduzione più brutta del secolo, scusaci Alice, purtroppo. La rifacciamo? Non è veramente imbarazzante, ma va bene lo stesso. Non è per niente imbarazzante il tuo esordio. No. Se il affatto. Mio esordio è piuttosto sì. Un po' come si come dicono i giovani, cringe. Il tuo esordio, Flavia, sta cercando i sottotitoli alla pagina 777 di Televideo. Il tuo esordio su carta, ma non solo, perché appunto è il tuo primo graphic novel, per essere corretti, Neon Brothers, è un titolo che mi ha incuriosito, e usando un termine di Flavia ho puntato dalla presentazione che fecero i tuoi editori al decennale della Bau Publishing, che salutiamo, e quando raccontarono, sembra passato 100.000 anni, però era novembre, prima di una pandemia mondiale, sì. Brividino, eh? Neon Brothers era la storia di questa Londra, in questa Londra post-Brexit c'è qualcosa che non va e colpisce comunque... coinvolge i ragazzi che devono svoltare in qualche modo, molto spesso facendo a botte. Questo ovviamente non è come hanno presentato Michele e Caterina Neon Brothers, ma è la storia che tra poco chiederò, per evitare gli spoiler. Io sono il solito fifone sugli spoiler. Alice, come racconteresti meglio Neon Brothers? Intanto ciao, grazie ciao. Mille per avermi invitata. Neon Brothers è sicuramente una storia che parla della difficoltà di crescere, ma non solo, di ritrovarsi in un mondo fatto di magari stage, non lo so ancora pronunciare, sottopagati, di lavori perché insomma si sa che noi giovani non abbiamo voglia di lavorare. Ah beh, certo. Chiusi, fannulloni, mammoni, cos'altro hanno detto? Esatto, volevo rappresentare un po' questo, cioè raccontare, dimostrare che effettivamente non è così, che in realtà la voglia di fare ce l'abbiamo, però è un po' difficile, cioè il mondo ci mette un po' i bastoni tra le ruote. In qualche modo dobbiamo trovare la maniera per districarci e riuscire a realizzare comunque i nostri sogni, i nostri obiettivi. Quello che è interessante di questa storia, allora tu parti da questo presupposto, diciamo, generazionale, che in realtà è stato spesso affrontato e tuttora viene affrontato molto, sia diciamo nel mondo del fumetto che nel mondo dei libri, però lo inserisci in una cornice un po' futuristica, un po' distopica, di lotte diciamo tra bande, che lo rende effettivamente molto vicino come argomento, soprattutto appunto per la nostra generazione, anche forse più giovane, ma anche affascinante, perché gli dà quel tocco diciamo di azione, di futuro, che ce lo fa un po', ce lo fa rendere diciamo un discorso un po' meno già sentito, lo rende più originale secondo me. Esattamente, quindi lo confermiamo, è molto, sì, molto originale, sì, questo, sì, approccio, sì. Come, sì, l'hai lavorato insieme agli editori, se c'è stato un lavoro in tre? Sì, beh, Caterina e Michele, che sono i miei editori di Bau Publishing, mi hanno sicuramente spronata tantissimo e mi hanno aiutata anche a trovare i giusti modi di raccontare questa storia, e infatti sono davvero grata a loro per questo, perché io avevo un'idea all'inizio che non era esattamente completa al 100%, perché essendo appunto la prima volta che mi approcciavo a un tipo di narrazione così lunga e per una casa editrice decisamente molto conosciuta, avevo comunque dei timori di sbagliare, invece loro sono stati un sacco pazienti con me e mi hanno aiutato molto per darmi appunto quello che serviva per riuscire a raccontare al meglio ciò che avevo in testa. E quindi spero di esserci riuscita, insomma. Quanto a me piace come è uscito, perciò. Sì. Infatti, quanto è durato il lavoro? A noi piace molto quello che il risultato del tuo processo e del lavoro editoriale fatto insieme a loro. Quanto dall'idea, dalla presentazione a, non dico oggi perché immagino che sia un po' tanto... Beh, era pronto già da un po', diciamo. Quanto ci hai messo?
Allora, io in realtà la prima volta che ho proposto a un soggetto è stato a Lucca del 2017, quindi era novembre, però fino a gennaio era un altro progetto, non era Neon Brothers, un'altra storia, altri personaggi, altri contesti, e solo che appunto più la lavoravamo più ci rendevamo conto che non era la storia adatta da raccontare, quindi io sono ripartita da zero appunto all'inizio più o meno del 2018. E la lavorazione del libro vera e propria, quindi partendo dalla sceneggiatura, poi per i disegni e tutto, è durata più o meno un annetto e mezzo circa, di più forse. Ho cominciato intorno a giugno del 2018 e ho finito a gennaio di quest'anno. Neon Brothers è scritto e disegnato da Alice, quindi tenete conto, per quanto, quando pensate a queste tempistiche, che ovviamente c'è da sviluppare un'idea, cioè da metterla su carta, non in forma immediatamente di fumetto, correggimi se sbaglio, però comunque c'è sono fasi su fasi che magari determinati progetti si occupano due persone, quindi la metà del tempo è per il disegno, un po' di più per il disegno, un po' di meno per la scrittura. Una cosa che mi ha subito colpito, e ho avuto poi conferma quando ti ho chiesto le scelte musicali, è quanto è importante la musica, quanto è stata importante la musica per questa storia. Raccontami una curiosità: se mentre scrivi, mentre disegni, senti della musica, oppure sei partita da della musica per entrare nel racconto? Allora, per me la musica in realtà si amalgama completamente al disegno, cioè non è che prima ascolto e poi disegno, faccio tutto contemporaneamente, e credo che la musica, le canzoni che ascolto siano state anche di ispirazione per ciò che volevo raccontare, perché la musica per me è molto importante anche al di là del mio lavoro, e trovo che certe canzoni esprimano bene delle sensazioni che magari provo anch'io e che vorrei provare a scrivere allo stesso modo di magari un testo di canzone che mi piace. Infatti, per esempio, Neon Brothers, che prende il titolo da una canzone dei Nothing But Thieves, secondo me rappresentava abbastanza quello che poi io volevo raccontare con la storia. Perciò è un po' una cosa che va in simbiosi col disegno, ecco, per me. E la canzone dei Nothing But Thieves la sentiremo in fine di intervista, ma i Gorillaz mi hanno ricordato anche un po' i tuoi personaggi. Sì, parecchio. ho fatto una malignità, ho detto male? No, giustissimo. Come hai sviluppato invece i personaggi? Perché sono tanti, anche con caratteristiche differenti, e spingono la storia in una direzione differente ogni volta che entrano in gioco. Sì. Sono delle come se ci fosse una un flipper. Esatto. Sì, le palline di un flipper. I personaggi erano, diciamo, la chiave focale della mia storia. Infatti, una cosa che in tanti mi fanno notare è tipo: ma perché, cioè, è un fumetto che parla di lotte, di bande clandestine, perché non ci sono mai scontri? Perché in realtà non era il mio obiettivo raccontare quello, ma era l'obiettivo di raccontare i personaggi, di raccontare una storia tramite appunto i personaggi. E più erano diversi tra di loro, più avevano qualcosa da raccontare da soli, ma anche in gruppo. Sì, poi alla fine i Neon Brothers diventano una cosa sola, cominciano separati, poi si riuniscono, sono talmente in sincronia che diventano come se fossero un personaggio unico, ecco. Giustamente è una cosa interessante proprio questa sorta di piccolo percorso di formazione che fanno tutti, piccolo viaggio che fanno tutti quanti i personaggi, cioè che partono essendo in un modo, anzi meglio ancora hanno un passato in cui sono in un modo, li troviamo a un certo punto della propria vita e poi hanno tutti un cambiamento con gli altri, cioè tutti aggiustano, diciamo, il proprio focalizzano i propri obiettivi e il proprio carattere anche in base alla relazione sociale. Secondo me poi il senso, che in effetti tu dici anche nei ringraziamenti, no, dell'importanza dell'amicizia, non è solo quello del sentimento, ma è anche il fatto che l'amicizia, il confronto con l'altro, ti permette di capire delle cose di te stesso. Cioè, mi sembra che questo sia un po' anche il fulcro, no, della tua storia. Sì, esatto.
perché poi appunto ognuno di loro, diciamo, evolve e anche si vede attraverso gli occhi dell'altro. Spesso succede in amicizia che noi siamo convinti di essere in un modo e un amico ci apre gli occhi, ci dice: ma guarda che tu invece questa cosa per esempio la sai fare bene, oppure in questo sei bravo. E questo è proprio un grande punto di forza dell'amicizia, soprattutto in questo gruppo. È esattamente quello che volevo raccontare, che volevo esprimere, quindi grazie per averlo notato. Meno male. Mi fa molto piacere. E Flavia segna un punto, un canestro da tre da lontanissimo, ma aggiungo dicendo che questo succede anche nelle band. Dato che stiamo parlando di bande, certo. Nei gruppi musicali magari tu arrivi che suoni la chitarra, però tipo un certo Paul McCartney suonava una sei corde, ma poi gli hanno detto: senti, ma noi già ce l'abbiamo un chitarrista, non è che ci potresti fare? È andata più o meno così, poco più o meno. Suona questo Neon Brothers, ci piace veramente tanto, a me veramente rimarrà tantissimo l'impianto, anzi lo scenario. Flavio prima diceva che è veramente molto... molto ricco, vorresti saperne molto di più. Non ti chiedo se stai facendo i prequel di tutto, perché no, magari sarebbe un po' dispersivo, però come l'hai costruita questa Londra? Cosa c'è di più? Raccontaci un po' dove lavora questa storia, perché è molto interessante. La federazione, le corporazioni, sembra un po' Guerre Stellari, ma è molto sì. Vicino, molto... Anche un po' Alita, io ci ho visto. Io non ho una grande conoscenza dei fumetti, sono anzi molto basica come lettrice, però ci ho visto un po' di Alita. Ma anche un po' Medioevo. Anche un po' Medioevo, sì. Beh, intanto grazie per il paragone con Star Wars, perché sono mega fan, quindi no, ma sì, è sicuramente un mondo molto ampio che non nego che mi piacerebbe esplorare di più, e me lo stanno chiedendo veramente in tantissime persone, soprattutto perché effettivamente io, con anche appunto il consiglio dei miei editori, confrontandomi con gli amici, siamo arrivati a creare un mondo veramente molto grosso, molto, che va molto oltre le 200 pagine del libro. E da una parte non nego che mi piacerebbe raccontarne ancora, perché mi rendo conto anch'io che 200 pagine erano veramente molto poche per racchiudere tutto quello che avrei voluto raccontare. Solo che appunto, essendo la mia prima esperienza, mi sembrava un po' azzardato lavorare a più volumi. Poi mi piace concentrarmi su una storia alla volta, e certo, visto che ho tantissime altre idee che vorrei sviluppare, per ora ho deciso di chiuderla qui. Però non si sa mai, cioè il futuro è imprevedibile, come dice Wakaba, la protagonista. Certo. Assolutamente. Quindi... Letture metropolitane, si prefigge di classificare le letture che fa in base alla velocità di lettura sui mezzi pubblici. Di solito sono in decine, quindi 10, 20, 30, 40, 50 fermate, dove le 50 sono probabilmente Guerra e Pace. I viaggi lunghi. Viaggi molto lunghi. E anche i libri molto corposi. Sì. Io dovrei aggiungere 5 fermate alle canoniche 20. Che darei, perché Neon Brothers appunto ha un impianto talmente succulento che consiglierei di rispettare la capitolazione. È veramente molto molto divertente, molto godibile, e soprattutto meriterebbe una seconda lettura. Io leggendolo una volta, non tutto di un fiato, perché pure lì ho cercato di centellinarmelo, però ho la necessità di ritornarci, voglio tornare in quella Londra, magari anche per fare a botte con loro, perché no? E magari sentire tutto, perché tra l'altro, tra le righe, oltre ai Gorillaz che abbiamo sentito, i Nothing But Thieves che sentiremo, ci sono illustri nomi tipo il nostro santo protettore David Bowie. Certo, immancabile. Ti chiedo di, salutandoti, ti chiedo di lanciarci appunto il brano che dà il titolo al tuo esordio, che ci è piaciuto molto. Mi sa che se l'abbiamo detto? Sì, abbastanza. Si è intuito. Vai, raccontaci perché hai scelto questo titolo, questo brano, questo titolo per questo brano, insomma, Nothing But Thieves, Neon Brothers. Allora, ho scelto questa canzone perché, beh, mi piaceva il suono della parola Neon Brothers, anche se magari non ha un significato specifico. Le parole del testo, secondo me, raccontavano bene il rapporto che poi c'è tra i personaggi della storia, e soprattutto credo che i Nothing But Thieves siano una band che è composta da ragazzi molto giovani, più o meno della mia età, che raccontano veramente in maniera estremamente realistica, estremamente sincera, cosa vuol dire avere
quest'età. Cosa vuol dire vivere in questo periodo tra le varie ansie piuttosto che i problemi che ci sono, e meglio di loro non c'era nessuno che poteva rappresentare il mio libro. Ma anche forse che la rivoluzione è l'unica soluzione, che mi sembra che qua nel mondo ce ne stiamo un po' accorgendo piano piano, e sarebbe il caso di continuare ad accorgersi. È una citazione, ma che sposiamo in pieno. Grazie mille, Alice. Grazie a voi. Ciao. Ciao.